Gentili signore e signori, buongiorno. Questa, con la regia di Nazareno Balani, è la cronaca registrata della terza tappa della 35esima edizione della Tirreno Adriatico. Da Aversa, al santuario della Dolorata nel comune di Castelpetroso, sono 160 chilometri con arrivo in salita quota 815. L'arrivo è posto in cima ad un tratto in continua ascesa di 920 metri, con una serie di curve e con una pendenza del 6-7%. È un test molto importante perché gli aspiranti al successo finale, in prima battuta Olano e Jalabert, favoriti dal cronometro, non potranno più rimanere in gruppo. Allora, oggi è il giorno, mi rivolgo a Davide Cassani, è il giorno in cui gli aspiranti al successo finale non possono più nascondersi in gruppo. Assolutamente no, perché è una delle tappe più impegnative. È un arrivo in salita, però di salita non è che ce ne sia tanta. Gli ultimi 900 metri comunque possono dare la possibilità a corridori che stanno bene, che vanno bene in salita, di vincere la tappa e di guadagnare qualche secondo. Ci sono anche salite a 12 km dall'arrivo. Comunque sono salite sempre con la pendenza intorno al 5-6%. Queste sono immagini registrate della partenza, si va dalla campagna al Molise, dalla provincia di Caserta a quella di Isernia, e stiamo per entrare con le telecamere mobili. Eccoci qui con la telecamera sull'elicottero, i corridori sono segnalati a 28 chilometri dalla conclusione, c'è un allungo dello spagnolo Astarloa, siamo in vista. Eccoci, allora abbiamo due uomini al comando, vale dire Massimiliano Lelli e Astarloa. Siamo all'inizio della salita che porta al valico del Macerone a quota 684. Mancano 2 chilometri al passaggio dal valico del Macerone a quota 686. Mentre ora vediamo Perez Quapio che si sta portando in terza posizione. Velocemente la cronaca della corsa. Il via alle 11:16, sono partiti in 173, non sono partiti lo sloveno Optan e il francese Moncoutier. Ieri si è ritirato Miller, traguardo volante di Caserta al 19esimo chilometro con Abuoni, 2 secondi al primo e 1 al piazzato, ha vinto Ivan 40, secondo l'austriaco Glomser, terzo Di Biase, quarto Mondini, media dopo un'ora 39, mentre continuano i tentativi di allungo senza esito. E la Caldirola Sidermeca a controllare la corsa, sentiamo Bulbarelli. Sì, primo chilometro di ascesa di questa salita, i primi a staccarsi Artunghi, Scirea, Fortanelli, Zanotti e Mondini, poi in un gruppo troviamo, ma sempre staccati, McEwen, Cocorin, Svorada, Ballerini e Mario Cipollini. Gruppo allungatissimo, in questo momento mancano 27 chilometri al traguardo, c'è stato proprio il frazionamento dopo 1 chilometro di ascesa. All'inizio della salita in testa c'era Michele Bartoli, quindi segnale confortante per il toscano che dovrebbe essere ancora nel gruppo dei migliori. Mentre ora al comando vedete Massimiliano Lelli, Auro tu sei in coda, noi vediamo la testa del gruppo, è Massimiliano Lelli che fa l'andatura, mentre ecco Jalabert, incominciano gli uomini della Once con i loro attacchi e contrattacchi. La classifica generale, Weinstein e Freire ex equo al comando, ma la maglia di leader è sulle spalle di Weinstein grazie ai migliori piazzamenti. Terzo è Zabel a 2 secondi, quarto Aggiano a 3, quinto Marcus Zwerg a 4 secondi, mentre vedete Glomser che grazie alla buono conquistato nel primo traguardo volante si porta in sesta posizione. Glomser, ecco Bogaert, Glomser è un austriaco che è arrivato terzo al mondiale e terzo ai campionati europei, è l'eroe del nuovo ciclismo austriaco. Gruppo allungato, confortante il fatto di aver visto Bartoli nelle prime posizioni. Bartoli, dolorante, ha un ritardo di 8 primi e 6 secondi, mentre Ulrich, nettamente sovrappeso, a un ritardo di 12 primi e 36 secondi. Ulrich si è staccato nella salita precedente con altri 15 corridori. Questa è la salita più impegnativa della giornata. Il Macerone, famosissima, già ai tempi di Coppi si scalava questa montagna.
e sono 3 chilometri con delle pendenze intorno al 10%. Difatti c'è selezione, c'è subito stato questo attacco di Astarloa, giovane basco della Mercatone 1, ma adesso ha preso in mano la situazione la Once con Jalabert. Jalabert che è già partito fortissimo quest'anno, ha vinto il Giro del Mediterraneo, da tanti mesi non correva nella sua Francia, appena è ritornato ha vinto sul Monfaro e ha vinto anche la classifica finale del Mediterraneo. Ricordiamo che ci sono Abuoni al traguardo, 5 secondi al primo, 3 al piazzato, 1 al terzo, Abuoni anche al traguardo volante, 2 secondi al primo e 1 al piazzato. Laurent Jalabert lotta in famiglia tra gli uomini della Once, siamo andati a trovarli ieri sera con un Olano magrissimo. Ed è il candidato principale al successo di questa Trino Adriatico, perché il cronometro va fortissimo e mi sembra anche da questi primi attacchi che Jalabert stia correndo per Olano. Adesso al comando si è portato Davide Cebaria, compagno di squadra di Olano e Jalabert, e un altro corridore che oggi potrebbe anche vincere, il giovane Di Luca, che si è rimesso dall'influenza. Mentre abbiamo visto con la maglia verde lo spagnolo Oscar Gomez Freire. Gomez è il cognome della madre, Freire è quello del padre. Sempre ecco qua, Jalabert, sembrano gemelli, lui e Nicolai, il fratello minore. E Laurent ha i capelli neri, mentre Nicola ha i capelli biondi. Ecco lo scatto di Jalabert, pimpante, scattante. Jalabert vuole evidentemente fare selezione a questo tratto conclusivo che porta al valico del Macerone, mentre gli dà una mano. Vediamo Dominguez, un altro spagnolo, mentre con il numero 21 ora vedete Danilo Di Luca che è stato in forse sino alla vigilia di questa Tirreno Adriatico, ha dovuto dare forfait Ivan Basso sì, ha avuto un problemino al muscolo della gamba destra e quindi ha preferito dare forfait e prepararsi per la Milano-Sanremo. Bulbarelli. Siamo praticamente in cima al Macerone, c'è stato un ulteriore frazionamento, adesso davanti sono rimasti 20 corridori, chiude il gruppo di testa proprio il leader della Tirreno Adriatico, Romans Weinsteins, leggermente attardati Bartoli, Taffi, Savoldelli, Eric Zabel, nel gruppo di testa anche Celestino ed Elli che vedo, poi Di Grande Missaglia, è proprio Di Grande che taglia per primo il traguardo, per primo del gruppo degli inseguitori, direi un frazionamento notevole in questa salita che non era particolarmente impegnativa, ma sai... Nazareno, scusa, chilometri... rivediamo i passaggi in vetta dove è transitato primo Jalabert davanti a Bogert, rivediamo e risentiamo anche Radio Corsa. Quarto posto per il numero 203, ripeto 203, Dominguez. Attention, résultat au sprint intermédiaire, au deuxième sprint. Allora ripetiamo i passaggi ufficiosi al traguardo volante valico del Macerone dopo 134 km di corsa. Primo, il numero 215, Laurent Jalabert. Secondo posto per il 151, Boger. Terzo, il 111, Davide Rebellini. Quarto, il numero 203, Dominguez. Superati intanto anche i 25 all'arrivo. Allora, Radio Corsa ha confermato il passaggio che vi avevamo dato. Laurent Jalabert conquista 2 secondi. Un secondo a Bogert ed ecco che la regia perfetto ci ripresenta il passaggio in vetta al valico del Macerone, quota 684, 130 km percorsi, ne mancano 29 alla conclusione. Laurent Jalabert davanti a Bogert, terzo Rebellin. Sono loro gli uomini più in forma, Jalabert ha dato grande battaglia, mentre adesso siamo con le immagini sul secondo gruppo a 15 secondi dal gruppetto di Jalabert. 29 chilometri alla conclusione, puoi descriverci questo tratto conclusivo? Adesso c'è discesa, poi un lungo tratto in pianura, 12 chilometri riprende la strada a salire, due salitelle di 3 chilometri e mezzo intervallate da un chilometro in discesa, poi ancora discesa per arrivare all'ultimo chilometro in salita. Notizie su Pantani. Pantani sta abbastanza bene, si sta allenando, è in forse la sua partecipazione alla Milano-Sanremo, dovrebbe partecipare subito dopo al Memorial Cecchi Gorgi. Ed eccoci con il Santuario della Dolorata, il gruppo è a Carpinone, vale dire mancano 10 km alla conclusione, gruppo che si è ricompattato mentre sta facendo fuoco e fiamme in testa Pascal Richard, eccolo lì. 10 km alla conclusione, Pascal Richard, mentre vedete Freire con la maglia verde, Freire ricordiamo
è leader della classifica pari tempo con Weinstein, la maglia la porta Weinstein grazie ai migliori piazzamenti. Freire scatta in continuazione, ecco Bogert, lo vediamo in seconda posizione, gli dà una grossa mano Zanini che sta andando a riprendere tutti quanti, eccoci con Bogert, poi c'è Freire, poi gli uomini della Once, poi c'è Missaglia, grande lavoro degli uomini della Once, sembra che siano loro al comando della classifica generale. Anche perché la Vini Caldirola ha perso un po' di uomini nell'ultima salita, Weinstein si trova con pochi compagni di squadra e dal momento che, lo ripetiamo ormai dal primo giorno, c'è questo cronometro, la Once si sente comunque responsabile di tenere unita, cucita questa corsa e quindi dal momento che anche in questo gruppo di 50 corridori, ce ne sono 7 della Once, cercano di tenere il gruppo compatto perché Jalabert potrebbe vincere questo arrivo. La nota lieta di questa tappa viene da Michele Bartoli. L'abbiamo visto in testa, l'abbiamo visto nelle prime posizioni, anche in una salita impegnativa come il Macerone, anche nella successiva discesa, dove fra l'altro c'è stato il ricongiungimento del gruppetto di Jalabert a Isernia a 25 km dall'arrivo. E anche adesso è comunque davanti nei primi 20. Bartoli, che ha sofferto tantissimo nella prima tappa di Sorrento proprio per questo riacutizzarsi del problema al ginocchio, però è riuscito a superare questa difficoltà e adesso mi sembra che stia andando molto meglio. E c'è Zanini in testa a controllare, evidentemente, vedete Zanini, poi Bogart in terza posizione, Freire. Freire che in Spagna è stato paragonato a Poblet, mentre il suo direttore sportivo Fabbri lo ha paragonato a Saronni. Secondo te? Ma io non conosco Poblet, secondo te? Che conosce no, tutti Poblet e due? Era un uomo con uno scatto bruciante, ma proprio sul traguardo, gli ultimi 50 metri. Mentre Freire, che vediamo in terza posizione, mentre ancora scattano gli uomini della Once, ed è Echevarria che va al contrattacco. Allora, un'occhiata velocissima alla Parigi-Nizza, seconda vittoria della Fassa con Tosato, la prima con Baldato, Brochard, il francese Brochard e Lie, mentre ecco che la regia ci ripropone questo scatto, la Once sta cercando di fare selezione. Siamo a 8 km dall'arrivo, ci sono 3 km di salita, adesso c'è Max Chandri che cerca di andarsene, questa salita comunque pedalabile, pendenza intorno al 4-5%, questa impennata terminerà a 5 km dall'arrivo, poi 2 km e mezzo di discesa, un pochino di pianura, gli ultimi 900 metri, l'ultimo chilometro in salita. È possibile sapere cosa succede in coda? Auro Bulvarelli, chi si è staccato? Sì, diciamo che davanti sono rimasti 70 corridori, tutti gli uomini di classifica sono in questo gruppo di testa, quindi non ci sono state sorprese, erano rimasti staccati, poi rientrati Savoldelli, Weinstein e company, comunque a 3 km dall'ultima ascesa sono tornati con Jalabert che era riuscito a scollinare per primo sul valico. In questo momento mancano 7 km al traguardo, ben rappresentata la Mapei, mentre si sono staccati due uomini di secondo piano della Deutsche Telekom. Anche Auro, scusa, è scattato Francisco Cereso della Vitalizio Seguro, mentre il nostro regista Nazareno Ballani ci ha appena mostrato la maglia giallorossa di Weinstein. A proposito di Weinstein con Svorada, il vincitore della tappa di ieri, hanno gareggiato nella nazionale dei loro paesi, nella nazionale giovanile di hockey su ghiaccio. Probabilmente fa bene questa attività perché anche Schmil da bambino ha partecipato o comunque ha praticato questo sport. Adesso se n'è scatta andato Garcia. Marcelino Garcia, corridore spagnolo l'anno scorso vincitore della Ruta del Sol, prende e supera di slancio Cereso, ecco, prima abbiamo visto la posizione 7 km all'arrivo, la posizione di Weinstein, stranamente nella seconda parte del gruppo di testa, non so se è in quella posizione perché non ce la fa o cerca di risparmiare il più possibile. Adesso è anche Celestino con Circo Celestino, vincitore del Giro di Lombardia, ed ecco che la regia ci ripropone questo scatto dello spagnolo, veramente la Once sta conducendo una gara d'attacco veramente incredibile, stanno preparando evidentemente il finale dei due leader, vale a dire Jalabert e Olano. Tu chi tieni per i due? Per oggi tengo Jalabert, che vediamo in quarta posizione. Anche con Bogert. Bogert, Rebellin e Celestino sono i più attivi in salita, l'abbiamo visti anche sul Macerone. Rebellin che è alla ricerca della prima vittoria stagionale. Tanti piazzamenti per lui, ma non è ancora riuscito a vincere. Comunque Rebellin sta andando molto forte, purtroppo
è un atleta sempre nelle primissime posizioni, ma non sempre riesce a quantificare il lavoro che fa. È arrivato secondo al Gran Premio Città di Chiasso, è arrivato secondo in una tappa del Giro del Mediterraneo sul Monfaro dietro a Jalabert, è arrivato terzo all'Odvar, eccolo terzo qua, al Pantalica. Tanti piazzamenti, ma per il momento gli manca la vittoria. Oggi potrebbe anche arrivare, però vedo qualche corridore più forte di lui in un arrivo come questo. E Bogert, Bogert che fa l'andatura, nella scia di Bogert c'è Rebellin, poi dopo Rebellin abbiamo visto Laurent Jalabert e poi Elli. Allora, Auro? Sì, per concludere il discorso di prima, vi dicevo che fino a un paio di chilometri fa ho contato ben 6 uomini Telecom nel gruppo avanzato e anche oggi da registrare un Ulrich che continua a passeggiare. 160esimo in classifica, il vincitore del Tour de France di 3 anni fa, davvero un comportamento che lascia perplessi. D'accordo che ha qualche chilo in più, Pevenage ci ha detto che sta preparando chiaramente il tour anche quest'anno, vorrebbe andare alla Sanremo per aiutare Zabel, però è un comportamento davvero incredibile che per un leader nostro non sarebbe tollerabile. Auro, ecco in testa che scatta ancora Bogart, ora ancora Garcia. Poi... abbiamo visto Jalabert alzare il braccio proprio che chiedeva l'intervento dei compagni di squadra, vogliono rendere dura quest'ultima parte di percorso. Eccolo. Ecco che il nostro regista ci ripropone, vedete Jalabert che chiama a raccolta i suoi compagni di squadra per scattare, per rendere durissimo il finale. Ecco che ora con il 214 vedete Alonso Marcelino Garcia veramente al continuo attacco gli uomini della Onze. Cosa succede in coda? Sì, si è staccato in questo momento Michele Bartoli, comunque positiva la sua prova odierna, mollato in pratica 5 km dal traguardo, con lui ha rallentato Zanini e poi c'è stata una frattura e dietro è rimasto anche Petito. Mentre riscatta ancora Bogert, scatenato l'ex campione nazionale olandese che sicuramente vedremo alla grande delle classiche di Coppa del Mondo. Bogert al contrattacco. È la prima volta che vediamo un Bogert così pimpante, almeno quest'anno. L'anno scorso aveva vinto la Parigi-Nizza, quest'anno ha preferito venire alla Tirreno Adriatico per preparare al meglio la Tirreno Adriatico. Ha lasciato da parte velleità per quanto riguarda le grandi corse a tappe, lui che è arrivato nei primi 5 al Tour un paio di anni fa, quest'anno punta alla Coppa del Mondo già dalla Milano-Sanremo. Mentre ecco che Rebellin si sta portando su Bogert, mentre Sergio Mometti del servizio informazioni della Federazione della Lega ci informa che Weinstein in leggera difficoltà, continua il forcing dell'olandese, Rebellin in seconda posizione, 5 chilometri alla conclusione, mentre un uomo della Vitalizio Seguro, Garcia Alonso, si sta portando sui due battistrada, 5 chilometri alla conclusione, primo piano di Rebellin, primo piano di Bogert, Auro? Sì, ti confermo, c'è stata un'ulteriore frattura del gruppo di testa, è rimasto indietro Weinsteins assieme a Kamenzind e adesso tra la testa della corsa e il leader della classifica generale ci sono 18 secondi, 18 secondi quando abbiamo oltrepassato il cartello dei 5 al traguardo. E Bogert in prima posizione con Rebellin, per cui a questo punto il leader della classifica generale è Freire, visto che Weinstein ha perso contatto. Bogert si volta, chiede maggiore collaborazione da parte di Rebellin, gruppo sgretolato. Potrebbe essere un'azione importante, decisiva questa, perché siamo al culmine di questa salitella, mancano 4 km all'arrivo e adesso ci sono questi due uomini che stanno per essere raggiunti da altri 4-5 atleti. 4 km all'arrivo, 3 di discesa. E c'è sempre Bogart che fa l'andatura, descrivimi il finale. Ci sono 2,5 km, quasi 3 di discesa, un pochino di pianura, poi svolta a sinistra e ultimo chilometro in salita. Bulbarelli. Sì, e dovrebbe essere inquadrato, quantomeno ha proprio dietro di sé la telecamera, Elio Aggiano, che non è certo uno scalatore, ma ha resistito nel gruppo di testa ed Elio Aggiano, visto che in questo momento occupa la quarta posizione in classifica generale, potrebbe dire la sua in volata. Aggiano è coi migliori. Mentre al comando ora abbiamo questa situazione, Rebellin, Bogert, Jalabert, Dominguez, Garcia e Plaza, abbiamo questi uomini al comando con 13 secondi di vantaggio nei confronti del gruppo, ecco Bogert, Bogert con Rebellin, è sempre Bogert che conduce.
Boger scatenato quest'oggi, tanti scatti, questo potrebbe essere quello decisivo, non tanto per vincere la corsa, ma comunque per portare via un gruppetto e giocarsi la tappa negli ultimi 1000 metri. Vediamo anche gli altri atleti. E questa è la discesa dalla telecamera fissa, perché stanno scendendo fino proprio qui all'ultimo chilometro, poi questa arrampicata finale di 900-950 metri. Mentre il ritardo di Weinstein è salito a 40 secondi a 3 chilometri dalla conclusione, pertanto Oscar Gomez Freire è tornato al vertice della classifica generale. Ma anche è una classifica se... è ancora tutta da giocare, perché il finale è veramente insidiosissimo. Allora, abbiamo al comando questo gruppo Rebellin, il numero 114, poi il 151 è Bogaert, il 215 Jalabert, Dominguez il 203, Garcia il 214, Plaza il numero 78. Due onze nel gruppo di testa. Due onze Salaber, che è fatto apposta per questi arrivi, questi ultimi metri in salita. Adesso vediamo anche il gruppo tirato dagli uomini della Lampre con Missaglia in terza posizione. Vediamo anche Di Luca, Elli nelle primissime posizioni. Rumsas, vediamo anche Celestino, Richard, vediamo anche Freire, e questi sono i primi. C'è... facilmente riconoscibile Freire per la maglia verde. C'è tra questi anche Dominguez, che lo vediamo con la maglia rossa e bianca della Vitalizio Seguro. Dominguez, che è un forte corridore, che va... 2 chilometri alla conclusione, Bogaert tenta nuovamente l'attacco, lo marcano gli uomini della Once. Allora ricordiamo Bogaert, Rebellin, Jalabert, Dominguez, Garcia e Plaza. Questi gli uomini al comando quando ormai siamo in vista del triangolo rosso che indica l'ultimo chilometro di questa terza tappa, una tappa veramente molto bella, 160 chilometri da Aversa al Santuario della Dorata nel comune di Castel Petroso. 10 secondi si sono fermati, difatti è partito Pozzi, che è riuscito a riprendere i 6 e contropiede se n'è andato tutto solo quando mancano 1500 metri all'arrivo. Quindi tutto da rifare, perché davanti non hanno trovato l'accordo, si sono fermati, e vediamo lo scatto di Pozzi. Che parlaci di questo ragazzo. Oscar Pozzi corre nella Mica Chips, un ragazzo che è già al quarto anno da professionista, quest'anno non ha ancora ottenuto risultati importanti, è un ragazzo di Lecco. Eccoci qua con Pozzi, porta colori della Mica Chips Tacconi Sport, formazione nuova come sponsorizzazione. Eccolo qua Pozzi, vediamo il vantaggio di Pozzi, poche decine di metri nei confronti del gruppo guidato dagli uomini della, ancora gli uomini della Once, sempre Pozzi al comando. Tra un po' si svolterà a sinistra e lì comincerà l'ultimo chilometro. Intanto si è frazionato di nuovo il gruppo, c'è, mi sembra, Gustov, neoprofessionista della Fassa Bortolo. Eccoci ancora con Pozzi, che possibilità Pozzi, siamo all'ultimo chilometro, parlaci di quest'ultimo chilometro. Adesso c'è una pendenza intorno al 3-4%, tra 200 metri un tornante a sinistra, lì le pendenze sono intorno all'8% fino a 200 metri al traguardo, quando le pendenze sono un po' più leggere. Ecco Freire, mentre scatta abbiamo visto Mirko Celestino, l'azione di Pozzi viene annullata dal gruppo, ed ancora Bogaert marcato da Jalabert, poi c'è Rebellin in terza posizione, c'è anche Di Luca in quarta posizione, Jalabert mi sembra che stia pedalando molto ma molto bene, sta controllando la situazione, Bogar in prima posizione, poi Jalabert, Di Luca, Rebellin. Jalabert maglia gialla, non mi sembra che tra i primi ci sia Olano, allora Bogart si volta, poi vedete la maglia gialla di Olano, poi Rebellin in terza posizione. Parte Di Luca, attacco di Di Luca. Siamo ormai agli ultimi 800 metri con Di Luca al comando, Bogaert in seconda posizione, ripreso Pozzi, ripreso Di Luca, portiamoci verso la balaustra, c'è sempre in prima posizione Bogaert, poi c'è Jalabert, poi c'è Rebellin, in quarta posizione c'è Di Luca, mentre con il numero 116 vedete in ultima posizione
Spezialetti, Bogert, poi Jalabert, poi c'è Di Luca, una curva prima, eccoli qua, ancora Bogert a condurre, ma c'è ora Jalabert che sta uscendo, la maglia gialla di Jalabert, ed è Jalabert che vince Rebellini secondo, poi ecco Bogert, poi nell'ordine ecco che c'è Di Luca, Colombo, ecco qua che sta arrivando anche Bettini, poi Freire, poi Siboni, poi è Ferrigato che taglia il traguardo, poi la volta di Aggiano, quindi in coda a questo gruppetto Gustov, l'ucraino, ed ecco che ora passa Spezialetti. Bulvarelli. Sì, direi che l'attacco di Di Luca era sicuramente una cosa prevista dalla squadra, c'erano ben 5 della cantina Tollo davanti, oltre a Di Luca, Colombo, Gentili, Baronti e Giunti. È andata male a Di Luca, comunque direi rispettato il pronostico con Jalabert che ha tagliato il traguardo per primo. Quindi tappa e maglia per Jalabert, che non solo conquista la vittoria di tappa ma prende possesso anche della maglia di leader. Tutto come previsto, gli uomini della Once sono andati all'attacco, bisognava vedere, lo avevamo detto in apertura, chi tra Olano e Jalabert sarebbe stato l'uomo di punta di questa formazione. Ed è Jalabert, perché Olano oggi è arrivato in leggero ritardo, c'è anche un cronometro da fare, ma rivediamo questo sprint. Jalabert che ai 200 metri parte con Rebellini in seconda posizione e il tedesco Voigt della Credito Agricole in terza. Bogert era partito troppo presto, vedete che desiste. Jalabert, progressione, non riesce Rebellini a uscire dalla ruota di Jalabert e vince questa tappa la Treno Adriatico. Secondo Rebellin, terzo Voigt, il tedesco. E d'altronde Jalabert non aveva fatto mistero, mentre ecco che la regia ci ripropone la vittoria, la grande vittoria di Jalabert. Jalabert non aveva fatto mistero, ho vinto la Parigi-Nizza, quest'anno vado a caccia delle corse che non ho ancora vinto, prima fra tutte la Tirreno Adriatico. Però non l'ha ancora vinta, perché in quinta, sesta posizione si è piazzato Dominguez, questo spagnolo che va fortissimo a cronometro, anche la Vuelta Valenciana qualche settimana fa è arrivato secondo a pochi secondi da Olano, sia nel cronometro che nella classifica generale, quindi risultato apertissimo. Jalabert comunque oggi ha dimostrato di andare forte, perché sia dal Macerone è andato all'attacco, ha cercato di portare via la fuga, non ci è riuscito, poi è andato via anche nell'ultima salita e qui è riuscito a vincere abbastanza agevolmente, un piazzamento ancora una volta per Davide Rebellin che non riesce a conquistare questa benedetta vittoria. Vittoria e leadership per Laurent Jalabert. Ordine d'arrivo, primo Jalabert, secondo Rebellin, terzo Foy.